Ok, adesso abbiamo Sofia dall'Università di Urbino che studia CTF, ok, che però mi sono dovuto far spiegare perché sarebbe chimica, tecnologie farmaceutiche. Salve a tutti. Allora, come vi ha anticipato Massimo, mi chiamo Sofia e vengo da Urbino e oggi sono venuta a quasi 300 km dalla mia sede universitaria a dimostrazione della capillarità del nostro movimento studentesco. E grazie. Sono cresciuta di testa ma non d'altezza, ragazzi. Studenti contro il Green Pass include moltissime facoltà italiane, sparse in tutto il territorio del nostro bel paese. E questa per me è una premessa fondamentale da fare, poiché prova che non siamo così pochi come spesso ci viene fatto credere. Prova che i giovani che hanno scelto di dire no, alzando finalmente la testa e rivendicando diritti che gli appartengono, ci sono e si stanno muovendo per far capire e valere la loro posizione. Io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti loro, non solo per l'impegno che dimostrano giornalmente ormai da qualche mese, ma anche per la comunità che sono riusciti a creare, che credetemi non è cosa da poco. Sentirsi liberi di poter esporre le proprie opinioni e i propri pensieri, senza il timore di essere ingiustamente accusati o insultati, in un mondo come quello che ci ritroviamo ad affrontare oggi, dove chiunque si discosti dal pensiero comune viene etichettato e trattato come un reietto non a prezzo. In questa stupenda comunità studentesca ho incontrato persone meravigliose e sensibili nei confronti dell'altro, che mi hanno fatto capire che finché noi ci saremo e rimarremo uniti, nulla è perduto. Oggi sono qui anche per esporvi alcuni dei problemi che i ragazzi del nostro movimento sono costretti ad affrontare ogni giorno, problemi che spesso e volentieri i nostri coetanei colleghi ignorano, anche volutamente. In generale, agli studenti universitari sono state date due opzioni: o si esibisce il Green Pass, così da poter accedere a corsi in presenza, biblioteche, aule studio e a tutto ciò che rappresenta un ritorno ad una pseudo-normalità, oppure, se non si presenta, lascia passare, perché non lo si ha o non lo si vuole usare, ci si chiude in casa a seguire i corsi in didattica a distanza. Ora vorrei anzitutto sottolineare l'assurdità dell'imporre una sovrattassa agli studenti che per motivi personali e leciti non sono in possesso del certificato in questione. Questi studenti hanno pagato le tasse tanto quanto i colleghi che il Green Pass lo hanno e scelgono di esibirlo. Per quale motivo ora dovrebbero essere esclusi da servizi per cui comunque sono stati tassati? Ricordo peraltro che fino a pochi mesi fa ogni studente aveva libero accesso alle strutture delle differenti facoltà previa prenotazione della postazione, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento. I problemi ovviamente non finiscono qui. Ci sono infatti alcuni studenti il cui corso di studi prevede laboratori, tirocini ed esercitazioni in presenza obbligatoria. Per tali attività, dunque, la didattica a distanza non può essere considerata un'alternativa e l'assenza dalle stesse attività implica l'impossibilità ad affrontare l'esame e dunque un impedimento alla carriera universitaria dello studente. A riguardo, la risposta più frequente che ci viene fornita è: beh, il giorno in cui hai l'attività obbligatoria ti fai il tampone e per il resto segui in didattica a distanza. Di nuovo però la classica scappatoia all'italiana non è valida per tutti. Gli studenti di medicina, infermieristica e professioni sanitarie infatti non hanno tanto l'obbligo di Green Pass per frequentare i tirocini formativi obbligatori, quanto l'obbligo di vaccinazione. I problemi non si riscontrano solo per quanto riguarda le lezioni ed in generale le attività universitarie.
Ci sono infatti difficoltà anche per quanto concerne le mense e i collegi. Riporto l'esempio di Urbino perché la realtà a me è più vicina, ma la problematica è comune anche ad altri centri universitari. Nel gruppo di studenti di cui faccio parte sono presenti anche alcuni borsisti, ragazzi dunque che per merito e per reddito risultano vincitori di una borsa di studio che non dovrebbe, che dovrebbe conferirgli una serie di benefici economici, tra cui appunto mensa ed alloggi. Ebbene, a questi ragazzi dal mese di agosto è stato negato il diritto di accedere agli edifici dei refettori per consumare un pasto completo. L'unica concessione che gli viene fatta è quella dell'asporto, ma tale asporto non consiste nel pasto completo che i ragazzi muniti di Green Pass possono consumare al tavolo, bensì in piadina e legumi in scatola. Dopo settimane di pasti tutto fuorché equilibrati, di mail mandate ai responsabili dagli studenti, se non addirittura dai loro avvocati, siamo riusciti ad ottenere una piccola vittoria, solo perché il bando di gestione dei refettori è stato vinto da una ditta differente. L'asporto rimane comunque obbligatorio, sia chiaro, ma almeno riescono a mangiare un pasto decente. Anche in merito agli alloggi, i borsisti hanno avuto non poche difficoltà. Una volta rientrati in sede per la sessione di settembre, infatti, sono stati minacciati di non poter accedere alle proprie stanze a partire dal mese successivo se non in possesso del famigerato certificato. Dunque, per un intero mese, se non di più, i ragazzi hanno dovuto sopportare l'ansia e la paura di non avere un tetto sulla testa l'indomani. Scusate, non avere un tetto sulla testa l'indomani, ma per il momento la situazione sembra ferma. Per il momento pare che la proposta infatti non sia diventata effettiva, dunque i ragazzi hanno ottenuto il loro posto letto, ma dopo 2 anni di bombardamento mediatico e psicologico su quanto precaria sia la situazione, la paura che tutto possa crollare aleggia sempre nell'aria. Ricordo che questi ragazzi, che hanno il terrore di perdere il proprio posto letto, di non avere più un tetto sulla testa, oltre che una mensa in cui mangiare, sono ragazzi che questo diritto l'hanno vinto per merito, quindi per esami passati all'università, e per reddito. I problemi che vi ho appena elencato sono solo alcuni di quelli che gli studenti ogni giorno, e di rimando le loro famiglie, sono costretti ad affrontare perché hanno scelto di non usufruire di un lasciapassare illegittimo e incostituzionale. Spero che l'aver esposto pubblicamente queste difficoltà possa far aprire gli occhi alle persone in ascolto che ancora oggi si rifiutano di vedere cosa sta realmente accadendo nella nostra società. Spero che queste persone si rendano conto che rimanendo in silenzio, isolate nella loro effimera bolla di sapone, non fanno altro che alimentare questo assurdo meccanismo di ingiustizia. Grazie a tutti. Grazie. Bene, grazie a Sofia, grazie a questi ragazzi che vengono da così distante, che vengono da Ancona, da Urbino, che sono venuti qua, grazie a tutti quanti di esserci.